Everybody's feeling way there. Twisting, twisting, twisting the night away. Circa 4.000 spettatori provenienti da diverse regioni hanno premiato la scommessa della settima edizione del Bitonto Blues Festival. Il cartellone Blues Makes Me Feel Like a Natural Woman ha convinto il pubblico di Piazza Cattedrale, accorso come sempre numeroso per vivere tre giorni dedicati alla musica nata nei campi di cotone del Sud America. Dal blues tinto di soul alle tonalità più folk fino al rockabilly. Anche quest'anno Beppe Granieri, direttore artistico del festival, pare abbia fatto centro. Un'edizione blues tutta al femminile, il bilancio di quest'anno? Positivissimo sicuramente, ha avuto tantissima eco in tutta Italia e fa piacere anche perché abbiamo amici ospiti qui a Bitonto che sono arrivati dalla Calabria, dalla Lombardia, dalla Sicilia e dalla Toscana. Abbiamo anche la madrina Yvonne Mercier che segue tutti i festival italiani e europei e fa anche numerosissimi viaggi in USA. Questa volta è qui a Bitonto proprio perché è curiosa di capire com'è il festival blues a Bitonto e quindi vedremo poi il reportage che scriverà su Facebook e su tutti i social. Comunque positivissimo il bilancio. Artisti sempre noti, meno noti, ma sicuramente danno un contributo a tutte le sfaccettature del blues. Certo, a me comunque piace sempre scavare tra l'entourage della musica blues italiana, anche quelli meno conosciuti, che poi quando li scopri, ripetendomi, che sono molto bravi, addirittura più bravi dei nomi blasonati. La madrina del festival, Yvonne Mercier, blogger ed esperta di blues, ha premiato il Blues Festival con una serie di reportage sui social. Le è piaciuto il Bitonto Blues Festival? Sì, è bellissimo, per di più sono la madrina, quindi è molto piacevole. Ha notato qualcosa in particolare che porterà con sé? La qualità della musica, la qualità dei musicisti, delle cantanti era molto alto. Di solito non ci si aspetta da un festival di una città piccola della Puglia una tanta qualità musicale. Non lo so, è la prima volta che vengo qui, però quest'anno sinceramente è stato veramente stupendo. E la città le piace? La città è bellissima, la gente è meravigliosa, è simpatici, è bello, bello.